Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Qual è il modo corretto di accumulare uno strumento finanziario che va giù, che sta scendendo a quel punto? Come sempre, la logica umana, c'è lo sconto, compro a sconto. Come si accumula su questo tipo di strategia che si chiamano strategie by the dips? Oggi lo guardiamo, ragazzi, e guardiamo in live una mia operazione in trading che sto portando avanti. Vi faccio vedere quello che sto facendo, perché lo sto facendo e che cosa mi aspetto. Ma prima di andare avanti, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi lasciatemi un pollice per questi video didattici che sono video molto importanti, ragazzi, molto di formazione, magari meno di gossip, meno di hype, perché magari non parlano dell'argomento del giorno, ragazzi, ma vi aiutano, perché poi questo è un canale di trading, quindi io ho a cuore sempre la formazione di tutti i miei follower. Voglio farvi vedere anche quello che combino. E poi scrivetemi nei commenti quello che non avete molto chiaro di queste idee, perché vi dirò tre tips ancora una volta, anche in questo caso, per svolgere al meglio questo tipo di strategia che si chiama strategia buy the dips. Questo tipo di strategia, la buy the dips, vi dà la possibilità di assumere una posizione su uno strumento finanziario che sta scendendo, con la possibilità appunto di comprarlo a prezzo leggermente migliore. Quasi sempre, anzi direi sempre, per chi non ha formazione nel trading, questo tipo di strategia diventa una mannaia, diventa una ascia sul collo, ragazzi. Perciò sono strategie talmente importanti che sul mio corso di formazione It's Trading Time ho dedicato due moduli a questo tipo di strategia, proprio perché per i neofiti la ritengo la strategia più importante da approfondire, in quanto, ragazzi, è quella più comune, quella più utilizzata ed è anche quella che devasta, così possiamo dire, i conti delle persone, il conto dei broker, i conti sugli exchange, se non è applicata nel modo giusto. Quindi sul corso It's Trading Time, che trovate in descrizione, ragazzi, se volete informazioni sul mio corso di trading, ho dedicato due moduli a questa strategia proprio perché la ritengo la strategia per i neofiti più importante da approfondire. Oggi andiamola a spulciare un poco poco con questo video. Allora, per fare questo tipo di operazioni, ragazzi, io sto utilizzando la piattaforma di Prime XBT, unica piattaforma che ritengo utilizzabile per fare investimenti sui mercati hold, quindi sugli indici, sul forex, sulle commodity, utilizzando Bitcoin, perché non ci sono grandi piattaforme su questo settore, che è un settore che si sta sviluppando. Utilizzo questa piattaforma perché è l'unica valida, è l'unica che ci dà una leva finanziaria adeguata, l'unica che ci dà delle commissioni molto basse, l'unica che ci fa usare la valuta Bitcoin, ragazzi. Quindi la sto utilizzando già da mesi. Ho fatto diversi video sul canale, quindi trovate anche i video review dove descrivo tutte quelle che sono anche le rischiosità, quindi i rischi di piattaforme cripto di questo tipo. Quindi tenetene sempre a mente queste cose. Quindi andatevi a guardare quei video dove parlo di tutti i rischi connessi a piattaforme che non hanno il KYC, e per sapere anche come le dovete utilizzare, va bene? Però devo essere sincero, anche durante questa fase di accumulo di Nasdaq non ha dato particolari problemi. Gli ordini in limit sono stati eseguiti anche durante i crash con i meno 5 di Nasdaq. Insomma, devo essere sincero, quindi sta performando bene. Allora, ho anche il link referral chiaramente per la piattaforma. Come sempre, mi date una mano, c'è un link nella descrizione per chi di voi vuole provare questo tipo di piattaforma. C'è un bonus del 25% di sconto per chi apre e fa le prime operazioni, quindi 25% di sconto delle fee, che è quello che vi consiglio con il codice bonus che trovate giù in descrizione di questo video. Bene, andiamo alle prime regole da applicare quando fate una strategia buy the dips. Prima regola, ragazzi, dovete seguire il trend di lungo periodo. Quindi non potete applicare una strategia buy the dips a un mercato che crolla da anni, ragazzi. Ok, la strategia buy the dips si applica in queste situazioni, quando avete un trend di lungo periodo rialzista, come quello di Nasdaq, ragazzi. Quindi intanto vi andate a guardare com'è il trend di lungo periodo con un grafico daily. Se il trend è rialzista, allora è possibile
possibile applicare questo tipo di strategia cosiddetta appunto buy the dips. Molti di voi, moltissimi scusatemi, trader alle prime armi applicano questa strategia con strumenti che crollano da anni, quindi vanno totalmente contro trend, ragazzi. La strategia buy the dips non è una strategia che deve andare contro trend, deve andare a favore del trend di lungo periodo durante le fasi di ribasso di breve periodo. Quindi vi andate ad applicare un grafico con time frame lungo, quindi un daily almeno, vedete che c'è il trend di lungo periodo, quindi queste fasi di ribasso, questa qui, sono possibili acquisti con strategie di questo tipo che stiamo vedendo oggi. Secondo trucchetto, ragazzi, andate a guardare un indicatore per capire se questa fase di ribasso può essere più o meno naturale per quanto riguarda quello strumento finanziario. Io personalmente utilizzo l'analisi ciclica, come sapete, quindi se volete sapere se una fase di ribasso è coerente con la ciclicità dello strumento finanziario, potete fare in questo modo: vi iscrivete al canale Mauro Kemi Trading On e mi seguite con tutte le mie analisi. Questa è l'unica soluzione più semplice da fare in Italia. Vabbè ragazzi, allora, a parte questo, però possiamo anche utilizzare alcuni indicatori. Uno è l'RSI, che a me piace tantissimo, ma io in questo caso ho utilizzato le bande di Bollinger per andare a comprendere se quella fase ribassista poteva essere effettivamente una fase normale, diciamo così, per quanto riguarda lo strumento NASDAQ. Che vuol dire normale, ragazzi? Vuol dire che le Bollinger mi dicevano che lo strumento era su una fase up molto tirata, molto eccessiva in base agli indicatori di volatilità che sono presenti nelle bande di Bollinger. Ragazzi, allora, le bande di Bollinger non sono un indicatore per neofiti, sono un indicatore per professionisti e per gente che mastica moltissimo il trading, però quando i prezzi sono vicini alla upper band, questa che vedete qui, i prezzi sono tirati, diciamo così, quasi in ipercomprato, non significa che invertiranno, non significa questo, significa che è una fase molto tirata, ragazzi, mentre quando sono nella fase down è il contrario. Allora, perché io ho visto questo tipo di reazione, questo tipo di fase qui, e ho identificato questa candela per esempio come una candela di possibile inversione? Voi non ci credete che è così, e allora vi faccio vedere un'altra cosa. Ho utilizzato questo conto per fare una serie di operazioni negli ultimi video ed ero andato in perdita perché dovevo farvi vedere una cosa sull'ultimo video, quindi ragazzi ho dovuto poi lavorare un po' per recuperare il saldo e ho praticamente acquistato Nasdaq, vedete qui, subito dopo quel video, ragazzi, il 31 agosto, e l'ho venduta ai massimi, vedete, a 12.436, proprio perché quello che vi sto dicendo è una cosa abbastanza visibile, cioè su questa candela ho chiuso tutte le mie posizioni di Nasdaq e sono uscito, ragazzi, sono uscito dalle posizioni long in attesa di fare un riaccumulo. Dopodiché questa candela poi ha fatto un'esagerazione che neanche mi aspettavo, insomma, che sia chiaro, però qui significava che l'indicatore di Bollinger mi diceva che eravamo in una fase di pericolo, poi c'è stata anche una price action con una candela disegnata estremamente rischiosa e quindi ho deciso di chiudere. Dopodiché andiamo al terzo tips, ragazzi, quindi secondo tips: andate a utilizzare degli indicatori come le Bollinger o le RSI per capire se siamo su una parte alta, quindi se eravamo su una zona in cui il mercato doveva un po' stornare, respirare, perché era salito tantissimo, come era qui appunto per Nasdaq. Terzo trucchetto, terza regola, ragazzi, andiamo a decidere come comprare. Allora, la prima regola per decidere dove andare a fare accumuli in buy the dips sono i livelli di supporto sul grafico daily, quello che stiamo vedendo. Quindi è semplice, tra virgolette, ragazzi, andiamo qui a prenderci la nostra linea orizzontale e andiamo a vedere. Quando eravamo qui su Nasdaq, qual era il primo livello di supporto? Ragazzi, guardatelo qui dov'è. È qui. Ok, su questa linea, perché erano l'ultima fase che il mercato aveva fatto questo break e poi iniziato un super trend al rialzo, quindi il primo livello di supporto era esattamente 11.003. Questo livello di supporto di Nasdaq era un primo livello di buy. Ovviamente, ragazzi, non sempre i mercati arrivano
al livello giusto di supporto. Quindi magari se volete iniziare una strategia by the dips, conviene magari spostare un po' più in alto i primi ingressi, ed è così che ho fatto io, perché vi faccio vedere ad esempio, vediamo l'ordine, ok, tutti i miei ingressi, guardate come sono stati scaglionati, ragazzi. 0,25 di size di Nasdaq, perché il mio accumulo prevede un arrivo a due contratti fino a tre di Nasdaq, quindi ho diversi ingressi, ma i primi li vedete scaglionati a 11.408, 4,28, che sono stati appunto i primi ingressi nell'aspettativa che il mercato potesse reagire più velocemente rispetto a quello che ha fatto. Quindi poi ho iniziato a mettere degli accumuli appunto sui livelli di supporto. Questa candela è andata giù, dopo un giorno io ero in super profitto, ma non era finita la mia operazione, ragazzi, perché la mia non è un'operazione di trading a rimbalzo, altrimenti qui avrei già chiuso in buon profitto. Ma l'idea di questa operazione, e qui interviene anche la logica degli obiettivi, è quella di andare a fare degli acquisti per un rialzo per la prossima settimana, se dovesse esserci. Quindi questa che viene, ragazzi, ok? Ancora non ho finito neanche i miei accumuli, perché in realtà sono con il 60% della posizione accumulata. Dopodiché, come si fanno a trovare gli altri livelli? Allora, se rompe questo livello di supporto, l'altro livello di supporto, ragazzi, lo vedete qui, era a 11.005. Ok? Quest'altra fase di supporto, perché? Perché era il livello che precedentemente, vedete, era stato un livello che il mercato aveva fatto come trading range per un mesetto. Quindi questa area, questa parte di sopra, quando il mercato va e ci sbatte su, diventa un'area di pullback. Questo è quindi un altro livello di ingresso che potevamo utilizzare per fare questo buy su Nasdaq. Stessa cosa, come vedete, è stata utilizzata, ovviamente ancora una volta con dei prezzi scaglionati un po' sopra. Quindi i primi tre ingressi sul primo supporto, due un po' più alti, uno sul livello giusto, poi un ingresso intermedio fra il livello di supporto e l'ultimo, e poi il livello di supporto principale, quello che vi ho detto, 11.051. Dopodiché ci sono altri livelli che possiamo indicare, perché vi ho spiegato che io non ho accumulato tutte le posizioni che vorrei, ma soltanto un pezzettino. Allora, quali sono gli altri livelli? Andiamolo a guardare insieme. Uno, ragazzi, è questo, vedete? Questo qui, al centro di questa barra di congestione. Questa era una famosa barra di congestione che probabilmente il mercato sta andando a fare come pullback, vedete, l'ha fatto qui, il pullback. Dopodiché, però, all'interno di questa barra ci sono altri prezzi. Quindi uno è questo qui, e poi c'è la parte bassa, che è la parte bassa. Sotto questo livello non ci deve andare. Se va sotto questo livello, questa operazione è fallita. Perché, ragazzi? Perché il mercato sotto questo livello inverte il trend di medio periodo, quindi è troppo pericoloso. Allora lì bisogna cercare poi dei tentativi di uscita. Andiamo a vedere quali sono questi altri prezzi per capire come impostare quindi gli altri accumuli. Vedete, sono intorno ai 10.008, e poi l'altra parte qui è 10.340. Ovviamente dovete avere molto margine per gestire queste fasi di ribasso. Bisognerà vedere se il mercato ci arriva, ma se vi faccio vedere le mie posizioni, vedete l'altra posizione già inserita in buy limit a 10.008. Bene, ragazzi, allora questo è il modo di fare una corretta strategia buy the dips su Nasdaq, e poi impostare le nostre exit strategy, quindi le strategie di uscita, per cercare di capire quando è il caso di uscire, per esempio, poi da queste posizioni. Quando per me? La settimana prossima. Vi faccio vedere anche perché. Perché questa candela di price action costruita da Nasdaq è una candela di inversione del movimento di pullback, ed è una candela su grafico settimanale. Se Nasdaq mi va a rompere questo minimo, è pericolosissimo, per cui ci sto molto attento, e soprattutto io esigo, diciamo, un atteggiamento di rimbalzo fino a qui, che potrebbe anche farmi decidere di prendere poi profitto da questo tipo di posizione. Vedremo quello che succederà.
Va bene, allora se poi si va giù, ragazzi, sotto i limiti che vi ho detto, si va in stop loss e amen, non si può sempre vincere. Ma vi ho fatto vedere in diretta quello che è possibile fare con delle strategie buy the dips, vedremo se andrà bene o andrà male. Tutte queste operazioni sono state pubblicate sulla mia Academy, in realtà i prezzi sono ancora favorevoli, quindi si possono già attuare, ma io non do consigli finanziari e vi consiglio vivamente di non fare operazioni con trading reale, se non avete formazione nel trading, ragazzi, quindi prima formatevi. Tra le altre cose, a tal riguardo, ho visto che la piattaforma di Prime XBT ha creato un servizio di covesting che sarebbe in pratica il copy trading. Ragazzi, non vi nascondo che lo sto valutando. Lo sto valutando per fare semplicemente io stesso un'attività di questo tipo. Un esempio è probabilmente questo mese inizierò a dare un'occhiata a questo tipo di servizio e capire come poterlo anche io stesso utilizzare e magari fare una struttura, una linea trading on, vedere un po' che ne tiriamo fuori, ragazzi. Ovviamente tempo permettendo, ma sicuramente farò un video a riguardo di questo servizio di covesting perché lo ritengo anche interessante. Mi piacciono molto i rating che hanno messo qui con le varie particolarità che sono molto vicini a quelle che poi effettivamente dovrebbero essere le analisi di un fondo, perché questo poi alla fine sono dei fondi, cioè si copiano i trader migliori che fanno questo tipo di operazione anche sulla piattaforma Prime. Bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Un video più di formazione, più di sostanza oggi, meno di gossip. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di queste strategie. Il link per l'iscrizione a Prime ve lo lascio in descrizione con il coupon LFI. Scontato 25%. Mercati cripto sono ancora in stand by, ma settimana prossima facciamo una serie di aggiornamenti importantissimi, tra cui uno sul lungo periodo di Bitcoin. Quindi, that's it and stay tuned, perché noi siamo musicisti. Ciao a tutti!